Facciamo questa prova audio. Allora, se mi sentite, io volevo dare il benvenuto, ok, bene, ai nostri relatori. Come diceva Stefania, siamo al terzo webinar del ciclo, la riqualificazione della spesa ICT, un argomento anche abbastanza, diciamo, sentito tra i responsabili della transizione digitale e abbastanza atteso. Io vi ricordo che oggi abbiamo appunto tre relatori, Federica Ciampa, Stelio Pagnotta e Rossella Macinante, a cui potete porre delle domande, le potete porre in chat, io le evidenzierò in un box destinato ai nostri esperti e, come vi diceva Stefania, risponderemo in parte durante il webinar, ma appunto se rimarranno delle domande inevase, poi noi, come al solito, acquisiremo le risposte da Agid e le mettiamo nella pagina di Eventi PA, che è sempre la pagina di riferimento per qualsiasi cosa relativa al webinar, quindi alle slide, alla registrazione, ma anche alle risposte alle domande inevase. Io perdo pochissimo tempo e lascio la parola al primo relatore, a Stelio Pagnotta, e chiedo di passarvi la parola tra di voi, così ottimizziamo ancora di più il tempo a disposizione. Prego, Stelio. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene, anche io come le colleghe chiedo un riscontro al riguardo. Proverò ad essere piuttosto breve, nel senso che questo mio intervento è finalizzato unicamente a esporvi in qualche modo quella che è l'iniziativa di formazione avviata da Agid per i responsabili della transizione al digitale. Diciamo che il piano triennale dedica ai responsabili, come sapete benissimo, un ampio spazio. Piano triennale che nella versione 2019-2021 recepisce in molti punti chiaramente i riferimenti del codice dell'amministrazione digitale e che viene pubblicato qualche mese più tardi rispetto alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui appunto le amministrazioni venivano sollecitate a nominare questo responsabile. Quindi nel momento in cui abbiamo scritto il piano ci siamo posti una serie di obiettivi che sono appunto ripresi all'interno del capitolo 11 per quanto riguarda i responsabili della transizione al digitale e li vedete appunto nella slide, quindi quello di stimolare le amministrazioni ad individuare al proprio interno un RTD, quello di innescare processi di collaborazione, quello di avviare specifici gruppi di lavoro al fine di rafforzare il ruolo dell'RTD all'interno delle amministrazioni e quindi di costruire un sistema condiviso di obiettivi e di attività. Concretamente, per questo motivo, il piano triennale conteneva due linee d'azione, contiene due linee d'azione dedicate al responsabile per la transizione al digitale, la linea d'azione 82 e la linea d'azione 83. Chiaramente sono estremamente legate perché la prima fa riferimento alla necessità di una costituzione di una rete di responsabili, la seconda fa riferimento poi a tutte le iniziative che questa rete dovrà, deve e in qualche modo sta già ponendo in essere attraverso l'istituzione di tavoli di lavoro tematici, di incontri periodici, pensate al fatto dell'istituzione della conferenza permanente dei responsabili che si è già riunita due volte nel corso di quest'anno, pensate ad attività di supporto specialistiche, da questo punto di vista diciamo Agid sta lavorando per mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni degli strumenti collaborativi. Pensiamo poi a tutto il tema della formazione di cui questo ciclo di formazione è parte. L'obiettivo di questo percorso di formazione, quindi gli obiettivi di questo percorso di formazione, quindi quali sono? Sono quelli di supportare il responsabile e il rispettivo ufficio, quello di garantire e di favorire un aggiornamento costante del responsabile e quello anche di favorire un confronto tra responsabili al fine di mettere a fattor comune in qualche modo le buone pratiche.
Più nello specifico, per quanto riguarda questo ciclo, e poi non mi dilungo oltre, prevede 7 webinar e 3 corsi in presenza su alcuni dei temi di maggior rilievo previsti dal piano triennale. Come hanno già detto le colleghe del Formex, questo è il terzo webinar. I primi due sono stati dedicati, il primo appunto ad inquadrare il ruolo dell'RTD, il secondo relativo era sul tema del documento amministrativo informatico. Altri temi che saranno trattati sono quelli dell'usabilità, dell'accessibilità, del riuso del software, delle competenze digitali, insomma tutti i temi cardine che poi un responsabile per la transizione al digitale si trova ad affrontare nel lavoro di ogni giorno. Concludo soltanto dicendo che chiaramente sia il calendario che tutti i riferimenti ai materiali, sia le slide che utilizziamo nel corso dei webinar che eventuali materiali di approfondimento sono disponibili nella sezione del sito Agid, cioè una specifica sezione dedicata al responsabile per la transizione al digitale e nello specifico c'è una pagina dedicata alla formazione in cui sono presenti tutti i materiali. Vedo che ci sono delle domande, chiaramente come ha detto la collega poi le raccoglieremo e cercheremo di dare risposta e passo quindi la parola al prossimo relatore che è Federica Ciampa e che entrerà più nel dettaglio sul tema della riqualificazione della spesa, che è poi il tema di riferimento di questo webinar. Quindi Federica, puoi attivare la webcam e il microfono e iniziare. Eccomi, buonasera a tutti. Ciao. Io inizierei brevissima sull'attività del che è, diciamo, la cornice sulla quale la rilevazione periodica della spesa. Questo perché il piano, la sua spiegazione, si sente? Mi sentite meglio? Poco meglio, dovresti cercare di avvicinare un po' di più il microfono perché ti sentiamo un po' lontana. Così Sì, meglio. meglio? Ok, chiedo scusa per il contrattempo. Come dicevo, diciamo, fin dalla sua prima impostazione, il piano triennale, quindi l'edizione 2017-2019 e a seguire la 19-2021, hanno sempre visto, diciamo, un importante coinvolgimento delle amministrazioni, tant'è vero che nell'ultima edizione proprio gli RTD hanno partecipato alla redazione di uno dei capitoli, in particolare il capitolo dedicato alla governance. L'altra attività che di costruzione del piano che vede coinvolti in prima fila le amministrazioni, un panel di 70 amministrazioni, è proprio la rilevazione della spesa. E questo perché diciamo, in questo modo, attraverso questa rilevazione sulla spesa, sulla progettualità delle amministrazioni, Agid riesce a raccogliere dati e informazioni utili per valutare lo stato d'avanzamento del processo di trasformazione digitale e per il rolling annuale, quindi l'elaborazione annuale dello stesso piano triennale. E in particolare, diciamo che la riqualificazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni è stata man mano affiancata da altre attività. Nel piano triennale 2019-2021, accanto alla rilevazione diciamo classica sulla spesa e sulla progettualità ICT, è stato realizzato un focus sull'attività delle diciamo, neonate centrali di competenza, sull'attività del 2016-2018 dei committenza a livello locale.
E un'altra parte di analisi che si sta svolgendo, anzi che ormai è conclusa, che si è svolta a parte, è sulla sanità, sulla spesa ICT della sanità territoriale. E questo perché, come vedrete, la spesa ICT sanitaria non rientra nell'analisi che vi presenterò per le peculiarità sia contabili sia di tipologie di questa spesa. Abbiamo preferito, diciamo, considerarla a parte ed è stata da poco conclusa un'indagine sul campo in questo settore. Accanto a questi due approfondimenti ce n'è un altro che probabilmente, anzi sicuramente, il cui esito vedrete nel prossimo piano triennale ed è una indagine in questo caso con un gruppo al momento di amministrazioni pilota, un gruppo ristretto, sulle modalità di gestione delle licenze software. Questo perché sicuramente è uno dei driver dove è possibile effettuare un percorso di riqualificazione. Quindi queste, diciamo, sono il presente e il prossimo futuro di questa attività. Quindi questo è quello che vi dicevo prima, quali sono i riferimenti normativi, ma penso, insomma, lo conosciate bene, il CAD, l'articolo 14 bis che prevede appunto l'aggiornamento da parte di AGID annuale del piano triennale, anche sulla base dei dati e delle informazioni sulle attività delle pubbliche amministrazioni. E questo chiaramente per accompagnare un percorso di riqualificazione e ottimizzazione della spesa, prevalentemente rispetto a cosa? Rispetto alla composizione della spesa tra spesa di innovazione e spesa per la gestione corrente rispetto ai canali di acquisto e quindi verificare l'evoluzione o meno dell'utilizzo dei canali di acquisto e negoziazioni centralizzati messi a disposizione da Consip e delle stesse centrali di committenza. Dunque, la relazione 2018, cioè quella che ha accompagnato quindi la stesura del piano 2019-2021, ha coinvolto un insieme di amministrazioni, un panel di circa 75 enti, che come li vedete qui rappresentati, 20 amministrazioni centrali, cioè tutti i ministeri più l'INPS, l'INAIL e l'ACI, le amministrazioni regionali e le province autonome, le 14 città metropolitane, i 14 relativi comuni capoluogo. E in questo sono state poi coinvolte anche con degli affondi alcune società in house. Questo perché alle amministrazioni è stato comunque richiesto di rappresentare la spesa facente capo sia l'amministrazione sia quella realizzata attraverso le società in-house. L'attività di indagine si è svolta, questo per farvi rendere conto di che tipo di dati abbiamo potuto raccogliere, tra febbraio e aprile del 2018. Alcune piccole note, diciamo, metodologiche. La classificazione della spesa ICT, cioè le rilevazioni sulla spesa ICT, come probabilmente saprete, non sono semplicissime perché non esistono delle classificazioni che permettano di isolare e quantificare con esattezza queste tipologie di spese, perché è tuttora una voce di spesa sia per la parte di investimenti che per la parte di spesa corrente, completamente in gran parte trasversale e annacquata in tante voci di costo e di spesa. Come ci siamo regolati noi? Ci siamo regolati cercando di predisporre una classificazione della spesa che fosse omogenea per tutto il panel e quindi sia per le amministrazioni centrali che per le amministrazioni regionali e le amministrazioni locali e che fosse allo stesso tempo di un livello di dettaglio tale da cercare di isolare quanta più parte della spesa ICT possibile. Questo l'abbiamo fatto costruendo una classificazione di macro voci e voci di spesa,
collegate al glossario SIOPE, glossario dei codici gestionali per gli enti territoriali, Federica, mi scusi esattamente se al la quinto interrompo, livello di però questo ci glossario segnalano che se SIOPE, non tiene il microfono che proprio vicino, contabilmente è chiaramente l'audio, utilizzato diventa solo subito dagli enti pessimo. territoriali, ma che ci ha permesso di creare una. No, ma non è questo, basta tenerlo vicino perché appena non lo fa si peggiora molto. Non si sente. Sì, io cerco di Sì, così essere il si più sente, possibile sì. immobile. Va bene così? Sì. Ok, adesso così, se così va meglio, vado avanti. Quindi dicevo, questa classificazione della spesa è omogenea per tutto il panel e collegata a un livello di dettaglio tale che è quello appunto presente nel glossario SIOPE al quinto livello. In questo modo, anche se alcune voci rimangono ancora non perfettamente misurabili, sicuramente è stato possibile quantificare un certo livello di spesa soddisfacente. Come vi dicevo, è stato chiesto alle amministrazioni di fornire anche i dati della parte di spesa gestita tramite le società in-house e come per ogni rilevazione della spesa, la parte di indagine sul campo è stata preceduta da una fase di sperimentazione dello strumento, del questionario e della piattaforma online per raccogliere dati ed è stata seguita da una fase di verifica e feedback e di validazione con le amministrazioni dei dati raccolti. Questo anche per correggere eventuali errori di imputazione eventualmente occorsi. Ok, questa è la struttura del questionario, un questionario abbastanza corposo, la cui struttura è rimasta più o meno nel tempo invariata, una prima sezione con una sorta di anagrafica dell'ente e con la richiesta di indicazione delle modalità di gestione della funzione ICT e dei sistemi informativi. La sezione B, la sezione dove vengono richiesti dati di spesa delle diverse annualità, normalmente le annualità comprese nella rivelazione sono un consolidato e tre annualità previsionali, grado di consolidamento dei dati, si può parlare di impegni o di previsione di spesa, ed è la sezione su cui poi vengono effettuati i calcoli per i totali, dove anche viene richiesto la. Non si sente ancora, mi dispiace. Provo a alzare il volume. Mi sentite meglio? Ok. Provo ad andare avanti, mi dovete scusare, ma la situazione di oggi è un po' di emergenza, per questo motivo in situazioni diverse avrei avuto una strumentazione migliore a supporto. Dicevo, questa sezione B è quella, diciamo, di natura più analitica, dove vengono fatti i totali e dove viene anche verificata la composizione della spesa e la scelta dei canali d'acquisto. La sezione C è una sezione dove nelle passate edizioni si è cercato di mappare, diciamo, la spesa dal punto di vista quantitativo rispetto al modello strategico del piano triennale, ai diversi cosiddetti layer o macroambiti. La sezione D è la sezione dove viene richiesto alle amministrazioni di segnalare la progettualità più significativa dal punto di vista dimensionale, dal punto di vista di significatività, sempre rispetto al modello e alle limitazioni previste nel piano triennale. L'ultima sezione è dedicata alla raccolta di informazioni sulle principali gare sopra soglia che sono in fase di avvio da parte di ciascuna amministrazione. Allora, veniamo ai risultati dell'ultima rilevazione. Quello che vedete davanti è, diciamo, una stima fatta
il complesso della PA italiana, quindi una dimensione diversa da quella del campione che partecipa invece alla rilevazione puntuale, e dove si può sostanzialmente osservare una stabilità tra la media del triennio 2013-2015 e la media del biennio 2016-2017. Il settore statale, comprende tutte le pubbliche amministrazioni centrali e gli altri enti dell'amministrazione centrale, compresi gli enti di ricerca, l'INPS, l'INAIL, eccetera, è sicuramente il comparto da cui scaturisce quasi il 50%, il 45% della spesa ICT nel nostro paese. Il comparto della sanità, da solo, che vuol dire sanità regionale, cioè la spesa ICT per la sanità di coordinamento a livello regionale, più quella territoriale, quindi quella più propriamente gestita da ASL, aziende ospedalieri e altri enti sul territorio, che ha un'incidenza pari circa al 22% sul totale. A seguire ci sono le regioni e le province, le regioni e province autonome e le amministrazioni locali del territorio, che insieme compongono circa il 25% di questa spesa. Un settore sicuramente, diciamo, più residuale, con una dimensione decisamente molto più contenuta, è quella del cosiddetto settore comparto education, che raccoglie scuola, università e ricerca. L'ultima annotazione che vi faccio su queste stime sull'andamento complessivo è che, a differenza dei comparti più propriamente della pubblica amministrazione centrale e locale, il comparto sanità e il comparto education sono gli unici due che denotano un trend, anche evidenziato dalle freccette che vedete in mezzo, gialle, in crescita tra diciamo, la media 2013-2015 e i dati invece che riguardano il 2016 e il 2017. Quindi a questa composizione della spesa, di questo, scusatemi, rispetto a questo andamento sul complesso della pubblica amministrazione, qui è rappresentata la significatività del campione rispetto al perimetro composto solo da PAC, regioni e amministrazioni locali, nella fattispecie di città metropolitane e tutti i comuni sopra i 150.000 abitanti. Quindi esclusa da questa rappresentazione, scusate, mi sono distratta su una domanda. Questa rappresentazione, è facile comprendere che, come vi dicevo, non fa parte dell'analisi né la spesa sanitaria né la spesa del comparto education. Con la impostazione che prima vi descrivevo, quindi diciamo, riusciti a raccogliere puntualmente, il 72% del perimetro di riferimento, quindi i dati su cui poi sono state svolte le analisi, sono pari appunto a oltre il 70% della spesa complessiva di questo insieme di amministrazioni, di questo perimetro. Adesso andiamo a vedere l'andamento della spesa complessivamente per i comparti, quindi per amministrazioni centrali e a seguire regioni e enti locali. Diciamo che l'andamento delle amministrazioni centrali è un andamento che si mantiene costante sui dati più a consuntivo e consolidati, quindi sul 2016-2017, con una crescita che si registra in realtà solo nelle pubbliche amministrazioni centrali, ma vedremo anche nelle regioni, per quanto riguarda le previsioni per il 2018 e per il 2019. In questo senso, diciamo, oltre chiaramente a dover aspettare i dati consolidati, sicuramente un'ipotesi che si può avanzare sul perché ci sia una crescita rispetto all'andamento più o meno costante degli ultimi anni,
Ricordiamo sempre che prima del 2013 la spesa della pubblica amministrazione centrale ha subito una forte contrazione rispetto all'annualità del 2010 e 2011. Diciamo che una delle spiegazioni può essere quella del fatto che il 2018 rappresentato un anno di verifica della spesa dei programmi cofinanziati, quindi dei PON e vedremo anche dei POR. Quindi è possibile che questa Federica, le crescita volevo sia intanto motivata dalla fare necessità una di domanda, realizzare delle evidenziare una vendite. domanda a cui forse è necessario Vado rispondere un po' più subito, veloce perché perché ci mi sto rendendo chiede conto che Pasquale sennò non arriverò Mastrangelo mai alla se fine la della rilevazione che si presentazione. sta presentando è stata l'edizione 2018 della stessa rilevazione che per il 2019 è invece stata fatta dalla Corte dei Conti. È quella o sono due rilevazioni diverse? No, sono due rilevazioni diverse perché la rilevazione della Corte dei Conti è in realtà un censimento che non è rivolto alle pubbliche amministrazioni centrali, ma è rivolto alle regioni e a tutti i comuni italiani. Quella che svolgiamo noi è un'analisi economica che ha un suo campione, che appunto è composto, come vi dicevo, da, senza ripetermi, insomma, dalle amministrazioni centrali, dalle regioni e da un sottoinsieme di amministrazioni locali che sono i soggetti maggiormente coinvolti poi anche come soggetti aggregatori territoriali nella realizzazione del piano triennale. Quindi spero con questo di aver risposto. Ok, vado avanti? Sì. Allora, dicevamo, l'andamento della spesa. Sì, rispondo anche alla domanda successiva, sì, si può avere questa indicazione, non è riportata qui nelle slide, ma ve la farò avere. Per quanto riguarda l'andamento della spesa nelle regioni e nelle province autonome, anche qui andamento più o meno costante sui dati consolidati, molto più netta la crescita che si prevede, che le regioni diciamo, hanno indicato rispetto alle loro previsioni per il 2018 e di nuovo invece una contrazione sulla spesa prevista per il 2019. Come dicevamo sul 2018, anche in questo caso sicuramente peseranno le verifiche cicliche della Commissione sull'utilizzo dei fondi strutturali e quindi sui POR, e nonché anche diciamo, spese che le amministrazioni stanno realizzando a livello di sanità, di coordinamento della sanità e per il rinnovo dei data center regionali. Ok, città metro e comuni capoluogo, quindi qui stiamo parlando in realtà, lo ricordo così, di 28 enti locali, 14 città metropolitane e 14 comuni capoluogo, tutti sopra i 150.000 abitanti. L'andamento della spesa in questo caso è un andamento di decrescenza costante. Vabbè, questo chiaramente ha tante ragioni legate ai vincoli di bilancio e alla mancanza di disponibilità di finanziamenti diretti da parte di queste, almeno nella maggior parte dei casi, per questo tipo di amministrazioni. E quindi insomma, diciamo, l'andamento in questo caso appunto, è una decrescita costante. Ci sono solo alcune amministrazioni, due città metropolitane e tre comuni che segnalano invece una previsione di crescita per il 2016. Ok. Allora. Adesso qui vedete rappresentato una mappa di posizionamento in questa slide e nella successiva.
che vuol mettere in luce qual è, diciamo, il movimento che complessivamente la spesa come si sta e se si sta ri riqualificando la spesa di questi tre comparti, cui è stato messo, diciamo, a confronto sull'asse, potete riconoscere sull'asse delle ascisse, l'incidenza della spesa realizzata tramite canali di acquisto e negoziazione centralizzati sul totale della spesa e il livello della spesa, la spesa cosiddetta CAPEX destinata all'innovazione rispetto al totale della spesa. Su questo grafo di posizionamento il primo quadrante è quello chiaramente che rappresenterebbe una situazione ottimale in cui gran parte delle risorse vengono utilizzate non per la gestione corrente, ma per la spesa di investimento e vengono prevalentemente utilizzati per gli acquisti, appunto, i canali centralizzati, Consip e centrali di committenza. Posizionando quindi i dati che erano all'epoca disponibili sul 2013-2015, si vede come in realtà le amministrazioni, tutti e tre i comparti, si posizionavano nel settore diametralmente opposto, quindi in quello in cui sia il ricorso ai canali centralizzati che l'incidenza della spesa CAPEX sul totale erano piuttosto contratti. Vedendo la stessa tipologia di grafico, con i dati però relativi al 2016-2017, 2018-2019, che sono quelli su cui che hanno seguito, diciamo, la rilevazione del piano, la doppia rilevazione, si può vedere come sui dati del 2016-2017 le amministrazioni centrali hanno cominciato quantomeno un processo di riqualificazione. Quantomeno sul canale di acquisto, mentre regioni e amministrazioni locali rimangono sostanzialmente per la media 2016-2017 sulle stesse posizioni del 2013-2015. Questo può anche essere dovuto al fatto che sul primo piano triennale aveva sicuramente coinvolto con maggior peso le amministrazioni centrali e quindi c'era stato un processo di sensibilizzazione maggiore rispetto a questi temi per le amministrazioni centrali rispetto alle amministrazioni locali. Sui dati attualmente disponibili, cioè il previsionale sul 2018-2019, diciamo, il percorso, il movimento, come potete vedere, è nettamente più omogeneo. Cioè le amministrazioni, i tre comparti di amministrazioni più o meno si muovono sulla stessa dimensione. E se le PAC rimangono più o meno dove erano, sicuramente c'è stato in questo senso un avanzamento in questo percorso per quanto riguarda le regioni e gli enti locali. Ora, questo è diciamo in estrema sintesi la situazione che abbiamo potuto registrare raccogliendo i dati. Qui di seguito vedete degli spaccati più di dettaglio, in particolare qui è messa in evidenza l'incidenza dell'utilizzo dei canali acquisto per la spesa CAPEX e per la spesa OPEX. Mi limito semplicemente a dire che in generale, come potete vedere, andando a confronto il grafico di sinistra e di destra, per la spesa di innovazione tutte le amministrazioni fanno un maggior ricorso agli acquisti centralizzati, insomma, la percentuale è sempre più alta, sicuramente anche sull'OPEX. Si sta, anche se più lentamente, evidenziando questo processo. Okay. Qui c'è un dettaglio sull'andamento, diciamo, della spesa rispetto alle macrovoci che avevamo, sulla quale le avevamo classificate. Per quanto riguarda la spesa CAPEX, le macrovoci erano due, sono state due collegate appunto ai codici
Sì. Non mi sentite? Pronto? Ok. Le macrovoci di spesa per quanto riguarda la spesa di investimento, sono gli acquisti hardware e gli acquisti di servizi di sviluppo software, che come vedete, per le amministrazioni centrali, ma in generale per tutte le amministrazioni, in realtà, ricoprono la maggior parte della spesa per innovazione. Per quanto riguarda la spesa OPEX, le macrovoci sono tre, quelle della classificazione, sono una macrovoce per le licenze software, una per i servizi di manutenzione dei presidi applicativi e una voce un po' più ampia che contiene vari tipi di servizi che raggruppata sotto altri servizi ICT, servizi cloud sono negli altri, se qualcuno sta chiedendo, sono negli altri servizi ICT. Questo sempre perché questa classificazione è collegata ai codici gestionali SIO, perché da questo punto di vista non ancora, almeno per il momento, non permettono una classificazione migliore. Ok, per quanto riguarda, scusatemi, le regioni. Per quanto riguarda le regioni, l'andamento per le macrovoci, come potete vedere, è molto simile, anche se c'è una incidenza maggiore per quanto riguarda la spesa per acquisti di hardware, almeno nelle previsioni del 2018, e sicuramente anche qui, diciamo, lato OPEX sono tutti gli altri servizi, quindi cloud, la telefonia, l'interoperabilità, eccetera, a fare la parte a prendere la maggior parte della spesa lato OPEX. Dunque, per quanto riguarda invece le amministrazioni locali, seppur su una dimensione molto inferiore, questa è la situazione e sicuramente c'è da dire, da fare qui una nota importante sulle palle, che la parte OPEX, c'è una crescita della spesa CAPEX in generale, e nella parte OPEX, che di fatto si sta leggermente contraendo, almeno queste sono le previsioni, però stanno crescendo alcuni servizi, appunto come quelli, la spesa per servizi cloud, per i servizi di Federica, le volevo digitale, semplicemente cioè ricordare che quella siamo parte di fuori di spesa 5 di minuti, dovrebbe funzionamento che però iniziare anche la sicuramente è sua giusto che ci sia e che comunicazione con la accompagni collega. il processo di trasformazione di questi enti. Sì, ho finito. Perfetto, ho finito. Faccio solo un breve cenno, tanto sarà ripreso in realtà questo argomento da Rossella sulla mappatura che è stata fatta dei progetti. E abbiamo usato una doppia classificazione che qui vedete riportata, quindi progetti di autoamministrazione. È stato chiesto all'amministrazione di classificare qui tutte le attività di sviluppo che riguardano processi standard e trasversali a tutte le amministrazioni. E per quanto riguarda i progetti più legati al core business di ciascuna amministrazione, questo chiaramente vale molto di più per le amministrazioni centrali che non per quelle locali. E poi c'erano due categorie rivolte a progetti, diciamo, più verso l'esterno inteso come altre amministrazioni o come verso cittadini e imprese. Qui vedete rappresentata, diciamo, una sintesi della mappatura, come vi dicevo prima, dei progetti che ci sono stati segnalati. Più di 700 progetti ci sono stati segnalati dal panel di amministrazioni. E
Qui, tra l'altro, vi volevo dire, questo tenete conto che oltre alle slide, questo avrei dovuto dirlo all'inizio, a breve pubblicheremo sul sito Agid, ma sarà reso disponibile anche come materiale del webinar, un report sulla spesa, dove troverete queste evidenze e anche altri approfondimenti. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Sì, bene, grazie. Allora, come appunto diceva prima Federica, io vi occuperò questa ultima parte della presentazione per illustrarvi un po' più nel dettaglio l'analisi delle progettualità sostanzialmente. Allora, una piccola introduzione, io in realtà non sono di Agid, ma sono di Net Consulting Cube, che è la società che insieme a Agid ha condotto la rilevazione sul piano triennale e quindi abbiamo appunto collaborato con Agid nella rilevazione, nell'elaborazione dei dati e nell'analisi degli stessi. Come vedete appunto una prima analisi però che voglio portarvi riguarda l'analisi della spesa dei siti per macroregioni, da cui evincete come l'andamento diciamo del panel, dove qui parliamo solamente del panel della pubblica amministrazione locale e delle regioni, quindi non sono incluse ovviamente le amministrazioni centrali perché sarebbero tutte evidentemente nell'area centro. Per quanto appunto riguarda questa analisi per macroregione, osserviamo immediatamente ed evidentemente un'inversione di tendenza rispetto a quelli che sono soprattutto le incidenze percentuali delle varie regioni, delle varie macro-regioni sulla spesa complessiva. La forte accelerazione la si nota soprattutto nelle regioni del sud e delle isole e in parte anche nelle regioni del centro, nelle aree del centro, scusate, non sono regioni in senso stretto, ma sono aree, perché comprendono anche le città metropolitane e, come abbiamo detto, i grandi comuni, oltre che le regioni stesse. Questa inversione di tendenza è a nostro avviso ascrivibile in gran parte alla pianificazione che ha riguardato appunto 2018-2019, qui manca appunto una P previsionale, questi sono ovviamente per quanto riguarda 2018-2019 ancora una volta dei dati previsionali, quindi riguarda sostanzialmente la pianificazione di quei progetti che vengono coperti sostanzialmente dai fondi strutturali e che incidono prevalentemente sulle regioni del sud e sulle regioni del centro. Vedo dei problemi di collegamento, non so se riguardano me, spero di no. Per ora. Ok, grazie. Quindi vi stavo dicendo appunto che questa inversione di tendenza è a nostro avviso ascrivibile in gran parte a questo tema, cioè quello della pianificazione legata ai progetti finanziati appunto con fondi europei, con fondi strutturali. Tant'è vero che si rileva appunto una riduzione in termini percentuali del peso e anche in valore assoluto del peso delle regioni e delle aree del nord-ovest, scusate, mentre si rafforza moltissimo appunto la parte del sud delle isole e del centro, proprio per i motivi che dicevamo. Questa tendenza poi si affievolisce e si contrae totalmente invece per quanto riguarda il 2019 e evidentemente anche qui la spiegazione è dovuta al fatto che cessa appunto questo compelling event rappresentato proprio dalla necessità di andare a pianificare su quei progetti finanziati da fondi strutturali. E si ridimensiona il tutto e si ritorna comunque in un ambito di spesa più paragonabile a quelli degli anni successivi. Ovviamente le domande che vedo riguardanti l'incidenza di singole regioni lascio poi ad Agi dalla parola per quanto riguarda la risposta nello specifico. Proseguendo, diciamo, nell'analisi, osserviamo anche a livello locale un comportamento virtuoso riguardo appunto a quello che sono le indicazioni del piano triennale, in coerenza appunto con quanto indicato, in linea rispetto appunto a quella che è la centralizzazione della spesa verso le centrali di acquisto da una parte e Consip dall'altra, tendenza che nel caso appunto delle regioni
è ulteriormente accelerata dal fatto che sono le stesse società, quando appunto sono presenti, sono spesso le stesse società in-house a svolgere il ruolo di centrale di committenza e quindi va in qualche modo ad accelerare questo spostamento di alcuni acquisti e di una gran parte degli acquisti appunto verso centrale di committenza barra Consip. È un movimento generalizzato e che osserviamo appunto virtuoso, direi, in tutte le regioni, in maniera addirittura più significativa nel caso appunto del sud e delle isole, che passano ma anche nel nord-ovest, passano appunto da una situazione diciamo, basso utilizzo a una situazione invece di forte utilizzo di centrali di committenza e Consip negli acquisti, che addirittura nel caso di sud e isole diventa quasi il 100%. Analizzando invece più nel dettaglio, questa è un'analisi che abbiamo fatto come Net Consulting Cube sulla base appunto delle iniziative progettuali che sono state dichiarate dagli enti sulla base appunto dei 703 progetti che sono stati dichiarati dagli enti e sono stati riaggregati sostanzialmente in termini di tipologie di progetto. Sostanzialmente quello che si evidenzia da questa analisi, e qui ritorniamo di nuovo al panel nella sua interezza, che quindi comprende anche le PA centrali, non solo più le PA locali, come dicevamo prima, vediamo appunto come in questa analisi si evidenzia come la gran parte dei progetti dove appunto che sono indicati nell'asse delle ordinate e anche da un punto di vista del valore economico sull'asse delle ascisse, la gran parte dei progetti viene a concentrarsi, degli investimenti, viene a concentrarsi sulle piattaforme abilitanti e sui servizi digitali. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di progetti che sono volti da una parte alla realizzazione di piattaforme abilitanti che sono previste dallo stesso piano triennale. Sicuramente PagoPA ha avuto un ruolo rilevante, ma ce ne sono anche altre che hanno avuto un ruolo rilevante, anche la stessa NoiPA per quanto riguarda appunto soprattutto le pubbliche amministrazioni centrali e altre che vengono evidenziate poi bene nel report che avrete occasione appunto di leggere. Quello che si evidenzia invece dal punto di vista soprattutto delle pubbliche amministrazioni locali, vi fornirò poi un dettaglio nelle slide successive, è anche una forte incidenza all'interno dei progetti in termini proprio di valore di investimento, oltre che di numerosità di progetti, dei progetti che abilitano i servizi digitali, ovvero i servizi che la digitalizzazione di quei servizi che devono essere erogati a cittadini e imprese sul territorio o comunque agli stessi cittadini anche da parte di alcune amministrazioni centrali, tra cui appunto ci sono ovviamente gli enti previdenziali in primo luogo e il Ministero dell'Economia. Invece un cluster di progetti che ha un peso molto rilevante in termini di investimenti, ma mediamente è caratterizzato da investimenti diciamo, più contenuti in termini di valore assoluto, perché appunto più scusate, rilevanti in termini di valore assoluto, è quella della gestione documentale. In questo ambito rientrano ancora una volta progetti legati all'archiviazione digitale, progetti legati sicuramente alla firma digitale che vanno appunto ad abilitare tutto il tema della digitalizzazione dei documenti che è sicuramente rilevante per tutte le PA che abbiamo indagato e che abbiamo analizzato e che quindi assume un peso crescente nei progetti. Meno invece rilevante in termini numerici, ma di più in termini sempre di valore assoluto, perché stiamo parlando di un cluster di progetti che supera sostanzialmente complessivamente i 400 milioni di euro e che numericamente è rappresentato da non più di 20 progetti dichiarati, è quella relativa appunto ai progetti legati alla banda larga, alla fibra ottica e wifi.
fai. Qui osserviamo soprattutto una grandi investimenti da parte alla banda ultralarga, da parte delle regioni e anche appunto degli investimenti tesi soprattutto al miglioramento e all'aggiornamento della rete di connettività, oltre che all'installazione appunto di reti wifi sul territorio che possano appunto abilitare nuovi servizi ai cittadini, oltre che servizi legati per esempio a tutto quello che è il mondo della mobilità urbana. C'è un basso livello, come nota qualcuno appunto nella chat, di interoperabilità, di progetti legati all'interoperabilità. In realtà quello che rileviamo è che questi progetti sono probabilmente inclusi, diciamo, negli altri, non so come dire, nel senso che non vengono esplicitati singolarmente, ma sostanzialmente sono inclusi in altri progetti, in quanto, diciamo, la missione comunque delle pubbliche amministrazioni è quella di sviluppare applicativi che di per sé siano nativamente interoperabili, quindi non sono progetti dedicati. Un altro, diciamo, peso rilevante è sicuramente rappresentato da progetti o applicativi che siano specifici dell'ente, ovvero che siano finalizzati sostanzialmente a supportare la missione dell'ente, piuttosto che alla digitalizzazione di processi core. Si tratta sostanzialmente, mi dicono che è andato via l'audio? Mi confermate? Oh, ok. Probabilmente la persona collegata al problema. Ok, perfetto, vedo che sentite bene tutti. Sì, dicevamo appunto che un ruolo rilevante hanno anche i progetti applicativi specifici dell'ente e la digitalizzazione dei processi core, che sono comunque molto importanti per poter consentire quella digitalizzazione del back office, che è poi strumentale sostanzialmente a migliorare anche l'erogazione dei servizi ai cittadini. È evidente che in mancanza appunto di un processo digitalizzato e comunque rivisto in un'ottica digitale, è difficile erogare servizi digitali efficaci e in grado appunto di rispondere prontamente alle esigenze, alle richieste del cittadino. È interessante una delle osservazioni che ho letto mentre appunto scrivevate, è interessante vedere come effettivamente sono ancora molto bassi i progetti legati a Big Data e proprio perché, diciamo, quello che noi abbiamo rilevato, almeno in questa rilevazione, ma è un tema che osserveremo con maggiore attenzione nella prossima rilevazione. Quello che abbiamo rilevato è che le amministrazioni sono ancora molto focalizzate appunto su quei progetti che vi descrivevo prima, e cioè ancora principalmente su progetti che riguardano appunto l'aggiornamento o comunque la digitalizzazione dei processi più tradizionali. Quindi c'è ancora poco spazio nell'ambito appunto di quelli che sono i CAPEX da destinare a progetti di investimento per quelli che possiamo chiamare progetti un po' più innovativi e che possano appunto sfruttare e capitalizzare quelle che sono appunto le tendenze tecnologiche più innovative ai fini del miglioramento evidentemente anche dell'analisi dei dati, quindi di advanced analytics più evoluti rispetto a quelli che oggi vengono adottati. Da rilevare, tra le altre appunto aree di forte investimento, soprattutto in termini di numerosità di progetti, la vedete nella parte sinistra della slide, anche tutti i progetti comunque legati alla rivisitazione, aggiornamento e ristrutturazione, reingegnerizzazione di quelle che sono le banche dati, data warehouse e comunque introduzione anche di soluzioni di nuovi sistemi di reporting. Da questo punto di vista ci consola il fatto che appunto si tratta di attività probabilmente propedeutiche appunto a quelle che sono le attività, i progetti di Big Data. Quello che possiamo dire è che anche la sicurezza informatica come progetto a sé stante assume un peso, a nostro avviso, almeno dall'analisi che è stata effettuata, da quanto è stato possibile rilevare dai progetti segnalatici dalle amministrazioni, un peso decisamente ancora un po' basso. Vedete appunto come si colloca in quella nuvola più affollata di progetti minori,
minori che vedete appunto alla sinistra della slide. È indubbio che la sicurezza informatica, sicuramente con la nuova, diciamo, le nuove indicazioni che derivano, le nuove normative che derivano appunto dall'introduzione della GDPR, sicuramente assume un peso rilevante, soprattutto in un'ottica di gestione della privacy e quindi di sviluppo di security by default e di privacy by default. Però è sicuramente un'area di forte che dovrà crescere in termini di attenzione da parte dell'amministrazione. E quindi diciamo, la segnalo per questo motivo. Sì, per quanto riguarda una delle domande che mi rendo conto sono molte le domande perché la slide è piuttosto complessa da leggere e anche molto, credo che sia anche molto interessante, è corretto dire che la conservazione digitale si colloca assolutamente nei progetti di gestione documentale come appunto segnala Maurizio Coppola che ho visto ha fatto la domanda. Un ulteriore appunto su questa slide volevo segnalarlo per quanto riguarda anche i temi legati ai progetti diciamo, ai processi core, legati ai processi core, dove un tema rilevante è anche assunto dai progetti legati alla sanità digitale, soprattutto per quanto riguarda le regioni. La parte di IoT qui non viene evidenziata in quanto appunto non si segnalano diciamo, in termini di numerosità di progetti così rilevanti. Rispondo a una domanda che è stata appena fatta appunto nel panel. Ma è praticamente presente all'interno di quella voce altro che raccoglie sostanzialmente un numero inferiore di progetti. Vedo che qualcuno dice che ha problemi di connessione, chiedo ancora una volta se ci sono problemi in questo senso. Penso di sì, mi sembra che ci siano problemi di connessione. No, adesso mi vedete. Ok. Passerei quindi alle slide successive che vi danno il dettaglio di queste progettualità che poi abbiamo analizzato poi area per area. Per quanto riguarda la PAG, le pubbliche amministrazioni centrali, che abbiamo visto essere peraltro un campione molto consistente quello che è l'universo delle pubbliche amministrazioni centrali, stiamo parlando sostanzialmente di progettualità che cubano 2 miliardi e 8 in termini di investimenti, quindi di spesa, e che sono in prima battuta dominate sostanzialmente ancora una volta da quei progetti di gestione documentale e conservazione sostitutiva. E quindi tutti quei progetti di cui facevamo menzione prima e che sono obiettivamente dei progetti legati ancora una volta all'efficientamento del back office e dei processi interni. Anche un altro tema fortemente, diciamo, particolarmente forte su cui si focalizzano gli investimenti delle pubbliche amministrazioni centrali sono senz'altro anche i progetti applicativi legati appunto all'attività dell'ente e alla digitalizzazione dei processi core. Qui rientrano appunto tutti quei progetti che riguardano da una parte la sostituzione o comunque la riscrittura di alcune applicazioni che evidentemente sono in qualche caso obsolete, dall'altra parte è proprio un processo appunto di digitalizzazione di back office che qui è molto sentito. Anche nel caso appunto delle PAC è rilevante il ruolo delle piattaforme abilitanti dei servizi digitali e un tema importante è quello dei data center e comunque della migrazione verso i cloud, laddove ci sono alcune pubbliche amministrazioni centrali che hanno dei data center molto importanti e che effettivamente stanno assumendo, per cui sono in corso, diciamo, dei processi di rinnovamento di data center, anche in ottica appunto di costituire dei poli strategici nazionali e ancor di più vedremo nel caso appunto delle regioni. Diventa appunto fondamentale andare a rinnovare i data center ma anche a iniziare quella migrazione verso i cloud di cui si parlava appunto prima.
Sono meno rilevanti invece tutti gli altri progetti che vedete indicati appunto nella parte inferiore della slide che abbiamo appunto escluso dalla nostra segnalazione. I principali progetti, quindi gestione documentale, progetti applicativi specifici dell'ente, piattaforme abilitanti e servizi digitali, apparati di networking, data center e cloud, rappresentano di questi 2 miliardi e 8 sostanzialmente 65 5% della spesa. Proseguendo nell'analisi, andando a vedere appunto le regioni, qui invece la fa da padrone sul miliardo circa di spesa destinata appunto a progetti, la fa da padrone sicuramente la banda ultralarga e tutto quindi il tema di upgrade della rete in un'ottica appunto di banda ultralarga anche per erogare evidentemente i servizi anche agli enti del territorio e il rinnovo anche della rete in un'ottica di installazione di punti wifi, di hotspot sul territorio, anche per abilitare evidentemente i servizi che non necessariamente servizi legati per esempio a tutto il sistema di protezione civile o comunque alla gestione del territorio che ovviamente diventa un tema sempre più importante sui diversi territori regionali. Qui ovviamente stiamo parlando ancora una volta di regioni, il tema sanitario è sicuramente un tema prioritario in un'ottica principalmente di fascicolo sanitario elettronico, ma non solo. Infatti in capo alle regioni e quindi c'è sicuramente tutto il tema della governance della sanità locale, ma c'è anche un tema di indirizzare determinati investimenti nell'ambito sanitario verso appunto quelli che sono tecnologie innovative, o comunque non tanto più innovative, ma quantomeno su cui ci si sta investendo particolarmente, in modo particolare in questi anni, quelli della telemedicina e della teleassistenza, in un'ottica evidentemente della continuità della cura, di gestione dei cronici e quindi volta a supportare ancora una volta una gestione più efficiente, oltre che un servizio più efficace verso i cittadini. Anche qui direi ancora più che nel caso precedente assume un peso rilevante, 111 progetti che ci sono stati segnalati sostanzialmente, quindi stiamo parlando ovviamente di risposte multiple che vengono appunto individuate da parte delle regioni nell'area data center e cloud, ovvero molte regioni, molte soprattutto delle principali regioni, alcune sono più note di altre, stanno rinnovando e hanno rinnovato il proprio data center per divenire poli strategici nazionali, quindi hanno apportato evidentemente degli accorgimenti e degli investimenti volti a modernizzare il data center, ad aumentare i livelli di sicurezza dello stesso, soprattutto qualora appunto si dovesse appunto erogare servizi ad enti terzi, e questo ovviamente è un tema di centrale strategicità, ovvero quello della sicurezza, della gestione efficace della cyber security, e anche erogare appunto servizi in cloud a quelli che sono gli enti del territorio. Meno rilevanti invece tutti gli altri temi che abbiamo visto, vedete anche qui il tema dei big data è ancora molto basso in termini di attenzione delle progettualità che ci sono state dichiarate dall'ente, differenzia molto, diciamo, le risposte che ci sono state fornite dalle regioni, si differenziano però molto da quelle che abbiamo visto essere le risposte date dalla PA centrale. Se i big data però sono poche in termini di progetti, è abbastanza rilevante il numero di progetti che invece vengono dedicati proprio alla revisione delle banche dati e dei data warehouse, che ancora una volta sono sicuramente propedeutici alla realizzazione dei progetti di big data. Qui passando invece a quelli che sono i progetti delle altre PAL che abbiamo appunto analizzato, vediamo come cala drasticamente il valore assoluto delle progettualità, proprio perché il valore dei capex qui è decisamente meno importante rispetto a quello che abbiamo visto negli altri casi. E vediamo appunto come, nel caso appunto delle PAL, stiamo parlando di un valore di 187 milioni di euro in termini di progetti, in cui
sicuramente un ruolo principale hanno le piattaforme abilitanti e i servizi digitali. E appunto, quello che vi voglio sottolineare, scusate, stavo dando un'occhiata alle domande per poi darvi una rapida risposta, per poi ovviamente darvela in maniera più approfondita successivamente, vedo che appunto una delle domande è se è verosimile ipotizzare che i progetti di interoperabilità siano annegati in altri progetti. Sì, assolutamente sì, è una delle ipotesi che noi facciamo, proprio perché diciamo, è embedded o comunque è nella missione dell'ente o comunque negli obiettivi dei progetti di sviluppo, di nuovi sviluppi applicativi, proprio perché questi nuovi applicativi siano nativamente interoperabili. L'altra domanda che vedo molto interessante riguarda la blockchain. Diciamo onestamente, non vediamo ancora una forte attenzione in questo senso e comunque a nostro, diciamo, a discapito di questo, a discolpa di questo, devo dire che la rilevazione non focalizzava nello specifico questo tema e comunque non ci è stato dichiarato spontaneamente. Quindi ad oggi, diciamo, sulla base di questa rilevazione non emerge come un tema rilevante, ma sicuramente è un tema che sarà opportuno capire, soprattutto, diciamo, in alcuni ambiti più che in altri. Un'ultima osservazione che vorrei fare nei pochi minuti che mi restano su questa slide riguarda appunto il peso molto rilevante dei servizi IT per quanto riguarda le progettualità delle PAL. Questa cosa ve la segnalo perché in realtà nei servizi IT sono annegati tutti quei progetti legati all'aggiornamento di applicativo e comunque alla manutenzione applicativa che vanno a finire nei CAPEX, ma che in realtà sono prevalentemente di natura continuativa, non hanno, diciamo, un vero peso innovativo. Questo a dire che potremmo dire che la maggior parte dei progetti delle PA locali dove presenti sono rilevanti, sono focalizzati da una parte sui servizi digitali e dall'altra su quelli che sono i pagamenti, in particolar modo la digitalizzazione dei pagamenti legati appunto alle multe e ai tributi. Quello che è la comunicazione al cittadino è assolutamente un tema e infatti è inclusa sostanzialmente nel tema dei portali, dei siti web e delle applicazioni mobile. Però ripeto, rispetto se volete, se vedete appunto confrontando appunto, i diversi panel, vedete chiaramente come la progettualità delle PAL sono decisamente inferiori rispetto a quelle delle altre amministrazioni. Arriviamo a questa slide di cui vi voglio parlare più che altro per anticiparvela e darvi un flash perché poi dopo effettivamente solo leggendo bene e attentamente il report riuscirete poi a coglierne effettivamente la valenza. Questa slide sostanzialmente è una sintesi di tutta l'analisi che noi abbiamo fatto sul panel degli enti intervistati. Praticamente abbiamo assegnato a ciascuna amministrazione, quindi i puntini che voi vedete sulla mappa riguardano appunto le amministrazioni per cui è stato possibile effettuare una misurazione in questo senso, abbiamo assegnato sostanzialmente un Innovation Index, un Digital Innovation Index a ciascuna di queste amministrazioni. Vi rimando necessariamente al report per quanto riguarda il dettaglio metodologico. Quello che vi posso dire è che noi abbiamo sostanzialmente per fare questa misurazione, da una parte considerato sull'asse della SCISE la capacità di investimento delle amministrazioni, ovvero quanto in termini percentuali incide sostanzialmente la spesa CAPEX sulla spesa OPEX. Ovviamente poi questo indicatore verrà ulteriormente raffinato nelle prossime rilevazioni, si tratta pur sempre della prima volta che facevamo un'analisi di questo genere e quindi sarà sicuramente oggetto di miglioramento ulteriore. Dall'altra parte sull'asse delle ordinate vedete appunto quello che vi dicevo prima, ovvero l'indice che va da 0 a 1 e che misura l'innovatività dei progetti. Sostanzialmente,
Praticamente quello che abbiamo fatto è suddividere i progetti in quattro aree in funzione di quella che era appunto il grado di innovatività degli stessi. Per farvi un esempio, progetti che fossero legati sostanzialmente all'aggiornamento tecnologico di una rete piuttosto che di un'applicazione sono stati comunque considerati dei progetti volti all'evoluzione digitale e quindi con un voto medio-alto. I progetti invece che erano inerenti tematiche abilitanti, gli assi portanti del piano strategico come gli applicativi specifici della sanità, la bull piuttosto che quindi la banda ultralarga, piuttosto che il rinnovo del data center e quant'altro, avevano ancora un voto più elevato rispetto a quelli precedenti. I progetti inerenti a quelle tematiche ancora più innovative legate a IoT, quindi adozione di sistemi IoT e di big data, piuttosto che di soluzioni appunto legate all'artificial intelligence, chiaramente avevano diciamo, nella composizione di questo indice, un peso in termini di valutazione più elevato di tutti. Laddove invece si parla di progetti più tipicamente di contact center, CRM, ERP, gestione documentale in senso stretto, sono quelli che in termini assoluti a cui abbiamo assegnato un peso in termini di valutazione inferiore agli altri. No, la situazione non è quella europea, ma si riferisce solo ed esclusivamente al panel che stiamo analizzando. Scusate, rispondo a una delle domande che viene fatta appunto in chat. Quello che si evidenzia è che noi abbiamo poi suddiviso in quattro quadranti. Come potete intuire, il quadrante degli innovatori è sicuramente il quadrante numero uno. Purtroppo ad oggi, almeno nella rilevazione appena conclusa, nessuno è stato inserito in questo quadrante. C'è qualcuno che comunque, qualcuno degli enti, devo dire prevalentemente, stiamo parlando di qualche regione, di qualche PA centrale, che si avvicina a questo quadrante, ma indubbiamente siamo ancora lontani da avere appunto delle amministrazioni che si posizionino, almeno secondo questa classificazione che è stata fatta, nel quadrante dei digital innovator. Nel quadrante 4 invece vedete appunto quegli enti che pur avendo una capacità di investimento molto elevata, hanno però una bassa o comunque una medio-bassa innovatività dei progetti. La maggior parte degli enti si caratterizzano invece per avere sostanzialmente una bassa capacità di investimento, quindi una quota di capex inferiore rispetto diciamo a quella che è la media, cioè quella al 50%, non alla media, scusate, inferiore al 50%, ma anche una bassa innovatività dei progetti. Ci sono poi delle situazioni particolari di enti che pur non avendo un'elevatissima capacità di investimento si vanno a collocare sostanzialmente nel quadrante 2 e quindi stanno tendendo sostanzialmente verso quello che è il quadrante dei digital innovator. Quello che possiamo dedurre è che complessivamente gli enti che abbiamo analizzato, ovviamente la situazione si riferisce appunto all'Italia, non rispetto all'Europa, ma rispetto appunto a questo modello che abbiamo costruito in occasione appunto dell'analisi effettuata per conto di Agid sulle risultanze del piano triennale, della rilevazione del piano triennale, e che le amministrazioni stiano indubbiamente mettendo in campo in alcuni casi le loro, diciamo, dei progetti che siano tesi sicuramente a andare in un'ottica di maggiore digitalizzazione dei servizi e dei processi, ma che siano ancora in una fase iniziale, ovvero in quella fase che dicevo prima, legata soprattutto a una revisione dei processi in un'ottica digitale. Ci sono degli enti virtuosi, più virtuosi di altri che fanno tendenza, sì, però diciamo che in questa fase noi abbiamo preferito mantenere una certa, preferiamo tenere appunto la mappa in maniera anonima,
perché appunto, come vi dicevo prima, è una cosa che abbiamo fatto, è un'analisi che abbiamo fatto appunto sulla base di un panel. Sicuramente nella prossima rilevazione avrete degli elementi in più e comunque ci sarà possibile anche effettuare dei confronti, avere quindi anche un dinamismo, no? Di questa mappa che forse ci aiuterà ancora di più a comprendere quali sono le tendenze in atto, ma ci sembrava opportuno anche fornire una fotografia di questo tipo. Bene, io credo di aver concluso, perché appunto la chiusura era prevista alle 16:15. Ho cercato di rispondere a qualche domanda, però vedo che ce ne sono altre, probabilmente quelle verranno poi mandate, appunto, avranno risposta successivamente. Se vuole Rossella possiamo continuare, se lei diciamo, non ha problemi, e rispondere anche alle domande che sono rimaste inevase, Eh sì, se può se può. segnalarmene perché ho visto che qualcuna, sì, io ho ancora Allora, un quelle qualche in dubbio. rosso sono quelle diciamo, nella chat riservata agli esperti, che vedono gli esperti, quelle in rosso sono quelle a cui si è già dato una risposta, le altre no. Avviso tutti quanti comunque che poi le esperte si sono rese disponibili a fornire una risposta scritta per tutte le domande che rimarranno inevase. Certo, allora io rispondo ovviamente su quelle che sono più di mia competenza, se non dispiace, poi lascerò appunto a Federica le risposte un po' più. Allora, non, per esempio, per quanto riguarda quanto incide la Lombardia, allora, non rispondo puntualmente perché in questo momento non ho tutti i dati sotto mano, è evidente che la Lombardia è il principale spender della spesa della PAL e delle regioni. Quindi incide molto, ha una quota molto, molto rilevante di quella spesa. Sul discorso piattaforma abilitanti mi ero già espressa man mano appunto che facevo la mia esposizione e appunto sì, PagoPA è sicuramente una delle principali piattaforme abilitanti, c'è sicuramente anche l'anagrafe come tema molto rilevante tra le piattaforme abilitanti, soprattutto per quanto riguarda gli enti locali, e noi PA era un'altra di quelle piattaforme molto, molto importanti. Sicuramente la gestione documentale risponde a Rosario Alagna, più che una risposta, confermo ovviamente, sono d'accordo sul tema che la gestione documentale, ma anche tutti i progetti legati al data warehousing e alla revisione appunto di quello che è l'impianto dei dati e comunque dell'architettura dei dati. Sono propedeutici alle attività di big data, comunque ai progetti di big data, ma oggi come oggi, diciamo, nelle amministrazioni siamo ancora lontani, a parte appunto qualche amministrazione centrale che sta approcciando questo tema e qualche regione, questo tema è ancora un po' indietro. La domanda di Maurizio Coppola, nell'ambito della digitalizzazione dei processi, quanto incide sui progetti esaminati la reingegnerizzazione dei processi? Questa è una bella domanda, nel senso che l'analisi, così come è stata condotta, non consente, diciamo, di fornire una risposta, quindi, sostanzialmente non riesco a dare una risposta. Dovrebbe incidere molto, nel senso che, questo lo dico invece per la mia esperienza di consulente in questo ambito, di analista in questo ambito, è evidente che non si può digitalizzare un processo così com'è, ma bisogna prima ottimizzarlo e reingegnerizzarlo. Però onestamente non sono, è molto interessante questa domanda, ma non sono in grado di risponderle puntualmente. La parte di IoT ho risposto invece man mano che andavo avanti nella presentazione, essendo diciamo un numero di progetti poco rilevanti che riguardano direi prevalentemente qualche regione e qualche comune, soprattutto sul tema della sicurezza sul territorio e per il monitoraggio sostanzialmente del territorio, è ancora poco rilevante in termini di progettualità e in qualche caso
ci sono indubbiamente dei progetti, ma non ha un peso così rilevante, per cui era incluso nel cluster degli altro. C'è una domanda, Tiziana Montanaro: è stata condotta una stima economica previsionale di transizione al cloud no data center? Sì, se è una domanda, vedo anche una risposta, non capisco bene la domanda. Cioè, capisco la domanda, no, non è stata effettuata una stima economica, quantomeno non in questa analisi. Rimando ad Agid perché loro fanno una rilevazione puntuale sui data center e quindi rimando ad Agid per la risposta. Migliorare la comunicazione al cittadino è un tema? Sicuramente sì, abbiamo visto come i progetti legati ai servizi digitali includono spesso e volentieri anche servizi diciamo, di comunicazione intesa appunto come diciamo, attività legate all'utilizzo di più evoluto, di maggiori appunto funzionalità all'interno appunto dei portali web, in particolar modo dei portali di comuni e ma anche delle stesse regioni, rispetto diciamo a quello che osserviamo sul mercato, perché ovviamente come nel consulting noi non guardiamo solo la PA, ma poi guardiamo anche il resto del mercato. Non sempre invece c'è un'evoluzione verso servizi di intelligenza artificiale proprio a supporto del miglioramento della comunicazione al cittadino in un'ottica di chatbot, utilizzando chatbot e quant'altro. Poi dipende molto, devo dire, da ente ad ente, ovviamente in alcuni enti centrali questo è già avvenuto da tempo, della PA centrale, ma indubbiamente a livello poi locale questa cosa è ancora un po' indietro. Sul commento di Paolo Perliti abbiamo già parlato prima, anche su Tiziano Dota, se ci sono degli enti virtuosi, ho già detto appunto che magari lascio ad Agid questa risposta, se è il caso appunto di evidenziarla, perché appunto noi non evidenziamo sicuramente i nomi, da questo punto di vista. E infine l'ultima domanda, Maurizio Coppola, anche questa è molto interessante. I digital innovator si coniugano con la disponibilità di personale qualificato ICT presente nella PA? Sì, anche se sappiamo tutti che oggi questo è il grande tema, è un tema che riguarda tutto il sistema paese, cioè la disponibilità di skill, quindi di competenze ICT qualificate che possano supportare questa transizione digitale. Oggi come oggi non ci sono appunto il quadrante digital innovator, è vuoto, sicuramente una forte accelerazione sarebbe opportuna e sarebbe fattibile anche in presenza, e questo evidenziato appunto nel rapporto, nella parte conclusiva, anche diciamo, la necessità di evidentemente introdurre personale con degli skill, delle competenze che riguardino il big data, che riguardino appunto l'artificial intelligence, ma anche competenze sulle nuove metodologie che riguardano appunto la modernizzazione in generale dei sistemi informativi, per cui effettivamente è un tema importante, cruciale, direi addirittura strategico per la PA, ma per il sistema paese tutto. Ok, io penso che di aver concluso le domande, quelle almeno che mi aveva segnalate. Su Gloria Tomasini lascio appunto la risposta poi alla Federica. E sull'ultima domanda, anche quella di Paolo Perliti, lascio sempre la risposta a Federica Ciampa, per quanto riguarda appunto l'analisi dei dati. Benissimo, allora se possiamo considerare conclusa anche la fase delle domande e delle risposte, rimandiamo poi appunto ad Agi delle risposte su le altre domande che sono state segnalate e come al solito vi rimandiamo alla pagina di Eventi PA dove caricheremo un PDF. Invito, vi dico che già online la pagina sul prossimo webinar che è sull'usabilità dei servizi digitali, vi ho mandato il link nella chat, potete già iscrivervi. L'appuntamento è sempre per martedì prossimo 19 alle ore 15. Vi ringrazio tanto e alla prossima. Grazie, grazie a tutti.